Fabio, benvenuto a Pirupa, ossia Piero per tutti noi, no? Benvenuto qui al Bridge Extreme Festival. Innanzitutto Piero, complimenti, tu le montagne le scali col motorino. I tuoi dischi, i tuoi successi, i tuoi release, i tuoi remix, ricordiamo Jamiroquai per Universal, ti hanno assegnato un posto d'onore nella musica. Quante gigs quest'anno? Beh, quest'anno l'ho fatte tantissime. Diciamo che dopo il 2012 è stato uno degli anni più impegnativi perché ho lavorato quasi tutti i weekend. Soprattutto quest'estate ho lavorato non solo nei weekend ma anche inizio settimana. Ho avuto da fine luglio fino a questa sera ogni settimana 3-4 gigs. Quindi sono arrivato qui veramente molto stanco, però mi sono divertito. Sì? Sì, tantissimo. Questo è l'importante. Piero, tu hai stampato con tantissime etichette, ricordiamo la Sessi con Get Funk, Sweet Devil, o ancora Party Non Stop con la Desolate, Snatch, Size Record. Insomma, quale tra queste etichette è quella con cui hai creato un particolare legame? Diciamo che oggi sono molto legato alla Snatch Record di Riva Star, dove con lui collaboro e faccio anche parte del suo management. Sono molto attaccato alla Noir Music, perché Noir, René è una persona splendida, è stato il primo a darmi una grande possibilità insieme a Steve Angello e a Steve Loader, a farmi stampare i primi dischi che facevo. E poi devo elogiare molto l'ottimo lavoro svolto da Desolate, con Party Non Stop, da parte di Loco Dice. Un grande successo, oltretutto. Sì, un grande successo, Loco Dice. Ha spinto il Party Non Stop talmente tanto che è divenuta la hit dello scorso anno. Complimenti. Sì, grazie. Poi ora sono molto legato alla Intech, etichetta di Carl Cox e John Randall. Sto facendo progetti con loro anche per il futuro. E per quanto riguarda le etichette italiane, oltre alla Snatch, anche se comunque la base è Londra, ho lavorato per tantissimi anni con la Rebirth, dove sono trovato benissimo con loro, dove ho stampato Clarity of Love, Trust e altre tracce. E comunque penso che ancora oggi una delle etichette italiane che si fa rispettare in tutto il mondo. E quando la tua etichetta? L'etichetta già è pronta da diversi mesi. E allora come sta andando? Siamo partiti a gennaio, abbiamo fatto la release del vinile con la traccia originale era di Frankie Watch con il remix mio e di Night 7. È uscito il digitale a marzo, poi abbiamo fatto a giugno la seconda uscita con Leon, con remix di Santé e Ultrason, e ora a fine del 30 settembre uscirà la mia prossima release su The Floor. È un EP composto da tre tracce originali, è un remix di The Lo Boys, è già supportato da Marco Carola, Carl Cox, Loco Dice, Capriati. Tanta roba! Sì, abbiamo la fortuna che comunque io, Leon e Night 7 abbiamo aperto questa label insieme, appunto perché siamo tre nomi molto forti e abbiamo la possibilità di avere feedback subito dai big DJs, quindi ogni volta che mandiamo il disco tutti ce lo provano, tutti quanti ce lo suonano. E perché no, delle volte abbiamo anche dei feedback negativi, è anche quello che vogliamo, perché non vogliamo solo feedback positivi perché sono nostri amici. È meglio avere anche da partire un punto negativo dove si può crescere ancora meglio. E quindi il progetto è proprio nuovo, siamo alla terza release e per questo inverno avremo in cantiere altre cose e spero che tutto partirà come si deve, perché siamo partiti lentamente. Abbiamo fatto solo tre uscite in 6 mesi, 7 mesi. Speriamo che dopo l'estate, come si dice, la barca andrà avanti da sola. Io so che sei in grande amicizia oltretutto con Riva Star, ma come è nata questa collaborazione, questa amicizia? No, non siamo amici. Non siete amici? No, non siete amici. No, non è vero. Siamo amici dal 2010. Stefano mi ha mandato tantissime mail 3 anni fa, mi voleva nel suo team, mi ha corteggiato, diciamo così, perché comunque gli piace molto il mio sound, era molto legato al mio sound funky di 3 anni fa. Ed ora insieme stiamo curando la Snatch Off, che sarebbe la sub-label della Snatch, dove proponiamo release molto più underground, più Tool. E, diciamo, il nostro legame è molto bello perché Stefano è una persona squisita, simpaticissima, e con lui mi trovo molto bene. Poi anche io mi sono trasferito a Londra a vivere da qualche mese, quindi... In che zona di Londra? Non si può dire. Comunque ho l'opportunità di vederlo quasi tutti i giorni, andare in studio
da lui e fare musica nuova, scambiarci le idee, e mi trovo molto bene, appunto perché... Devo dire che il management di Rivastare è anche molto disponibile, quindi penso che sia questa una cosa non da poco. Le persone, forse l'unico management onesto dove cura l'artista a 360 gradi, che dove si occupa veramente dell'artista, non è un management che sfrutta l'artista quando c'è il momento, c'è un EP forte, una traccia forte e poi diciamo lo lascia perdere. Loro, a differenza di altri management, di altri booking, ho instaurato proprio un rapporto d'amicizia che va oltre al lavoro, quindi è quella la base, molto, diciamo, la forza che abbiamo tra di noi, che c'è questa amicizia prima e dove viene il lavoro. Complimenti, perché in Italia succede molto poco. È vero, veramente in Italia vediamo DJ che si uniscono a fare queste cose insieme. Virupa, questa sera qui a Belluno per il Bridge Extreme Festival, direi un grande festival nato dall'unione, dall'aiuto tra promoter, club, DJ, producer, un concetto più straniero che italiano. Come mai secondo te? Guarda, è la prima volta che vengo a Belluno, è la prima volta che ho incontrato promoters che si uniscono a fare un evento così grande. In Italia è vero, purtroppo è sempre stato così, non ci siamo mai aiutati tra di noi, tra promoters, tra direttori artistici, soprattutto tra DJ. C'è troppa... litighiamo troppo facilmente, c'è troppa competizione tra noi, e quindi quello è il problema di base, di fondo. E sto vedendo che purtroppo c'è anche competizione tra DJ locali del posto, quindi è sempre più difficile instaurare un rapporto lavorativo con tutti quanti, perché ognuno vuole fare il suo party, vuole avere il proprio piccolo successo. Ed è una cosa che sto notando che solo in Italia esiste. Beh, speriamo che questo possa essere un evento che possa essere ripetuto anche da altre realtà sempre in Italia. Io questo mi auguro. Me lo auguro pure io, purtroppo non è così. Perché comunque, come si dice, io dico sempre in questo modo, nessuno è profeta in patria. Quindi tra noi italiani ci stuzzichiamo troppo e preferiamo dare spazio a artisti che vengono all'estero, far mangiare gli altri, pur di non far mangiare il prossimo fratello italiano, diciamo. E questa è una cosa bruttissima, infatti, quindi, ecco perché sono andato a vivere a Londra comunque. Ecco, ma quindi ai nuovi DJ, quelli che stanno nascendo in questi ultimi anni, ti senti di dare un consiglio di rivolgersi più all'estero rispetto all'Italia oppure no? Io sto vedendo la maggior parte dei miei colleghi viene a vivere all'estero, va a vivere all'estero perché purtroppo questo è diventato un cancro nel clubbing italiano. E fin quando non si risolve la situazione è dura, andranno tutti quanti via. Io mi auguro che tra qualche decennio, anno no perché è impossibile, si risolverà la situazione. Appunto, da prendere esempio questo festival che unisce diversi promoter della zona e hanno organizzato un evento bellissimo. È un esempio giusto. Perché tutto il ponte, mi dicono che è tutto impegnato fino in fondo, quindi è pieno, sul pieno zeppo. Una bellissimo. Grande soddisfazione. È stata un'emozione suonare qui perché non me l'aspettavo. Belluno è una città, diciamo, lontana dall'Italia, per me è una città di montagna, è difficile. Quindi vedere tutta come quella dicevo, gente. Tu scali le montagne. Sì, col motorino. No, però è bellissimo, non me l'aspettavo tutta questa gente. E dobbiamo prendere come esempio questo festival, tutti in Italia. Dobbiamo unire di più. Virupa, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, ragazzi. Virupa F, Miss Matilda Blog Channel. Grazie mille. Ciao, ciao.